tratta di una partita di pallavolo ma di calcio, ci stavamo chiedendo cosa ci facesse qui il Pippi che a Spoleto era di casa nel 1989-90 e sulle tribune di questo stadio. Damiano, bentornato. Grazie, torno sempre molto volentieri a Spoleto perché io qui ho trascorso anni meravigliosi, anche perché ero un ragazzo, ho finito le scuole qua a Spoleto, quindi ho tanti amici. Ho approfittato del fatto che mio figlio, che gioca a calcio, è venuto a fare un torneo qua e quindi ho trascorso la Pasqua qua rivedendo i luoghi che mi sono molto cari, rivedendo amici, quindi è stato un bel weekend pasquale spoletino. Devo dire che sei rimasto sempre uguale, non ti fai complimenti, ti mantieni molto bene. Questo sarà difficile perché sono passati 25 anni precisi, quindi un quarto di secolo per forza si sente, però sono contento, dai, sto bene e quindi è veramente piacevole passare un pomeriggio così in compagnia. Assolutamente, ma la cosa che così ci premeva sottolineare è il fatto che frequentando ancora i palazzetti dove si gioca a pallavolo, vediamo molti ragazzi dai nomi illustri, molti rampolli tipo Recine, tipo Margutti Junior, tipo possiamo dire Cantagalli, me ne vengono in mente alcuni, che giocano a pallavolo. E tuo figlio come mai ha scelto di giocare a calcio? Sai, io ho sempre preferito che fossero liberi di scegliere. Avevo provato a portarlo al tennis perché è uno sport che a me è sempre piaciuto, anche da ragazzino giocavo a tennis, però con gli amici ha preferito giocare a calcio, quindi è giusto che faccia quello che vuole. Però qualcuno in famiglia ha seguito le orme del papà, sappiamo che tua figlia gioca a pallavolo. Ma no, ha giocato, per la verità, ha giocato un anno, ha scelto liberamente lei per un anno di giocare a pallavolo, poi non si è appassionata più di tanto, quindi anche lei non è una pallavolista. Ecco, quindi diciamo che non hai avuto rimpianti, ma ovviamente nella vita i figli devono seguire le proprie aspirazioni. Assolutamente, prima di tutto, poi lo sport per me è diventato anche una professione, però io ho sempre cercato di trasmettere il fatto che va fatto come divertimento, quindi se lo sport che diverte di più mio figlio è il calcio, è giusto che faccia il calcio. Senti Damiano, una ultima domanda, quanto è cambiata la pallavolo da quando la giocavi tu e ad oggi? Credo che il livello si sia molto abbassato. Ma è cambiata tantissimo, sia come regolamenti che come livello di gioco. Credo che io ho avuto la fortuna di vivere gli anni d'oro della pallavolo italiana, in cui sia la nazionale che il campionato erano al top a livello mondiale. Tuttora il livello della pallavolo italiana è alto, credo che la nazionale, al di là della debacle ai mondiali, sia sempre una delle nazionali migliori al mondo, però un pochino onestamente mi sembra che sia abbassato il livello. Assolutamente sì, si vedono i grandi, i giocatori preferiscono andare all'estero, i grandi nomi dove si guadagna molto di più, tipo in Russia, tipo nell'Estremo Oriente, tipo in Qatar, no? Anziché il campionato italiano dove ai tuoi tempi c'erano i migliori del mondo. Sì, prima arrivavano tutti i giocatori più forti del mondo, ambivano a giocare nel campionato italiano. Adesso tuttora ci sono giocatori anche stranieri molto forti, però non è più il campionato di riferimento, come dicevi tu, il campionato russo, il campionato polacco, turco, attirano a suon di dollari, attirano i giocatori più forti del mondo. Perché permettimelo, tra Berzins e Pippi io preferirei Pippi. Ti ringrazio, no, sarebbe bello, ma questo è un argomento un po' lungo, che in Italia si ricominciasse un pochino più a puntare in tutti gli sport sui nostri giovani, perché altrimenti rischiamo che tutte le nazionali vadano sempre pian piano cedendo. Bene, grazie Damiano Pippi, è stato un grande piacere rivederci da vecchi amici, sono veramente anche un po' commosso rivedere una persona che ho seguito quando ero alle prime armi come giornalista e ora ci ritroviamo qui, diciamo, in altre vesti, tu da papà e io ancora a seguire queste cose, ecco, queste manifestazioni sportive che comunque divertono e sono il sale e l'essenza dello sport, perché se non ci fossero questi ragazzini davvero non ci sarebbe nemmeno più passione per seguire le manifestazioni sportive, almeno dal mio punto di vista. Esatto, condivido, mi riaggancio al discorso di prima, sarebbe bello cercare di valorizzare il più possibile i ragazzini, i giovani italiani, che in tutti gli sport ne abbiamo sicuramente tanti, e anch'io onestamente in questi giorni
Sono stato emozionato perché rivedere amici, rivedere luoghi, rivedere ex compagni di scuola dopo tanti anni è una sensazione molto particolare e molto piacevole è stata. Grazie Damiano, bocca al lupo e complimenti ancora. Grazie.